Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Oggi è una giornata speciale, il 15 maggio, ed è un giorno di questo mese più ricco di spine che di grandi soddisfazioni per quello che riguarda il mondo dell'automobilismo. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi del ricordo delle tragedie dei rallisti e oggi è giusto ricordare a distanza di qualche anno, ci riferiamo al 1986, della tragedia di Elio De Angelis, un personaggio importante in Formula 1 e ne vogliamo parlare di lui con Giorgio Piola. Ciao. Ciao Franco, ciao a tutti. Tu sei la persona, secondo me, più adeguata nel racconto di Elio perché l'hai vissuto molto, molto da vicino. Sì, Elio, devo dire, di tutti i piloti che ho conosciuto in vita mia, e se pensate che ho iniziato nel 69, sono tantissimi, è forse il più grande amico, il più grande gentiluomo, ma non solo nei miei confronti, nei confronti di tutti. Era un periodo, fra l'altro, quando ha corso lui, che c'erano spesso le guerre fra fochisti e legalisti e spesso c'erano dei ritardi, dei problemi perché c'erano discussioni in corso, le prove venivano magari rimandate. Eravamo tutti, soprattutto ovviamente la banda dei giornalisti italiani, all'interno del suo box. Lui e Luis Ruiz, che era il suo carissimo amico argentino, che gli è sempre stato accanto, erano proprio quasi come i padroni di casa che ci ospitavano. Devo dire, fra l'altro, Elio, sempre di una signorilità, di una generosità, andavamo spesso a cena, ma soprattutto credo che moltissimi di noi lo considerassero proprio non un amico, ma di più, un vero fratello. Io sono stato anche, e lo sono ovviamente tuttora, grande amico di Riccardo Patrese, ma devo dire che Elio era una persona talmente squisita, talmente gentile, talmente disponibile, talmente sempre divertente, di buon gusto. Insomma, per me, quando penso al pilota che mi è dispiaciuto più di tutti non vedere, al pilota che sono stato sempre più vicino, è proprio Elio. Ecco, come fa un personaggio così amabile a essere diventato un protagonista del mondo della Formula 1, dove bisogna anche essere cinici? Beh, credo che lui cinico proprio non lo fosse, non lo sia mai stato. Credo che proprio anche nei rapporti con i compagni di squadra e con gli altri piloti, credo si sia sempre comportato da gentiluomo. E soprattutto con una grande semplicità, pur venendo da una famiglia importante, molto benestante. E qui mi piacerebbe ricordare un episodio che per me è stato indimenticabile, non so se si capisce. Anche dal tono della mia voce non riesco a essere freddo come quando parliamo di macchine o di altre cose. Elio veramente era un fratello. Mi ritrovavo un inverno a Capodanno con degli amici su una grande barca a vela, eravamo ospiti di questo amico di mia moglie, e a un certo punto sul molo deserto di Porto Cervo passa uno in moto, era Elio, ci vede e dice: venite a casa mia a passare Capodanno questa notte, vi invito. Io sul momento subito dissi no, perché da buon genovese sono schivo. Poi ho sempre considerato, soprattutto nella persona del padre, temevo di andare a invadere una festa magari piena di glamour, piena di cose molto molto importanti, e di ritrovarmi come un intruso. E dissi subito no, e la cosa finì lì. E noi iniziamo a fare il nostro piccolo capodanno in due coppie, in quattro amici. A un certo punto, verso le 11 e un quarto, ritorna lo scooter, viene Elio e dice: Giorgio, assolutamente venite tutti da me. Ovviamente non potei rifiutare, andrai a casa sua, una casa bellissima, sulla spiaggia, proprio la vetrata della casa finiva proprio sulla spiaggia. E un'atmosfera così intima, così bella, così familiare. C'era soltanto i membri della famiglia, Elio, i suoi fratelli, sua sorella e il padre e noi altri. E mi sono sentito proprio quasi come fossi membro della stessa famiglia in una serata bellissima, tranquillissima, per niente glamour, piena di feeling. E una cosa proprio, credo che sia stato forse il mio più bel capodanno, anche perché del tutto inaspettato.
Era così bravo a suonare il piano come si racconta? Sì, era bravissimo a suonare il piano e poi questa sua naturale gentilezza, perché a volte si sa, i piloti, spesso bisogna dirlo, non è molto bello, ma il rapporto tra giornalisti e piloti spesso è molto di interesse, anche quando si pensa di essere amici, perché il pilota ha bisogno del giornalista per poter dire quello che vuole e il giornalista tiene il pilota come amico, sperando sempre di avere lo scoop. Con Elio tutto questo non esisteva, si era semplicemente amici e basta, e anche il suo compagno fedele Luis Ruiz faceva in modo che questa amicizia diventasse proprio quasi come un club di amici, e spessissimo, mi ricordo una volta c'era la Brabham, quella Sogliola, Riccardo Patrese, lui all'Estoril, e per tre giorni grandinò, e io rimasi bloccato dentro il box della Brabham e passai di nuovo tre giornate bellissime, fra l'altro anche con Gordon Murray, un altro personaggio che più che ingegnere l'ho sempre considerato amico. E Elio era così, fra l'altro anche il rapporto con Riccardo era bellissimo, e Riccardo è una persona un po' simile a me, un po' difficile, un po' più ostico anche nel dimostrare il suo affetto. E proprio a proposito del tragico incidente c'è un retroscena che fa venire veramente la pelle d'oca. Quel test era riservato a Riccardo Patrese. In teoria era Riccardo che avrebbe dovuto guidare quella maledetta Brabham in quella giornata. Ebbene, per fortuna le cose andarono in questo modo. Fu Elio che chiamò Patrese, Riccardo, per dire se poteva fare lo scambio, cioè fare lui quel test e invece dare un'altra data che non conveniva a Elio, perché forse doveva andare in vacanza col padre o altre cose, e così si scambiarono i ruoli. Pensa se la cosa fosse successa al contrario, che scrupolo, che rimorso che avrebbe tuttora il povero Riccardo, che ovviamente non aveva nessuna colpa. Per fortuna fu Elio a insistere: Riccardo, per favore, fammi fare questo test al posto tuo. Si ruppe l'ala posteriore al Paul Ricard, la macchina decolò, andò oltre le barriere, ci fu un impatto terribile con un principio di incendio. Però Elio non morì subito, fu trasferito in ospedale a Marsiglia, dove spirò per soffocamento. Una fine terribile. Sì, una fine terribile. Per fortuna in quell'occasione io non ero andato al Paul Ricard, sarei dovuto andare il giorno dopo, e ovviamente con la tragedia che era successa rimasi a casa, perché ovviamente non c'era nessun motivo di andare. E fu proprio una, chiunque fosse stato in quella macchina in quella giornata, purtroppo sarebbe successo quello che è successo al povero Elio. Ecco, possiamo dire, come spesso nel mondo della Formula 1 accade, è stato un incidente che ha permesso di cambiare le modalità di sicurezza dei test. Fino ad allora erano condizioni, chiamiamole barbare, nel senso che non c'era assolutamente niente, pochissimi commissari, assolutamente non l'elicottero per quello che riguardava l'eventuale evacuazione di un ferito, e invece da quel giorno cambiarono le regole, la FIA impose praticamente di creare uno standard, se non uguale a quello dei Gran Premi, però molto vicino, e si può dire che dall'epoca si fece un grandissimo salto di qualità. Sì, è quello che io ho sempre odiato della Formula 1, che i provvedimenti saggi, i provvedimenti fatti per la sicurezza, sono sempre avvenuti dopo tragici eventi. In questo caso Elio De Angelis, e voglio ricordare di nuovo l'altro grandissimo salto sulla sicurezza quando morì Senna a Imola. E però è brutto che questa mentalità che c'era in passato, che per fortuna non c'è più in Formula 1, viva Dio, nonostante tutti storcano il naso sulla Formula 1, bisogna dire che sulla sicurezza adesso hanno fatto passi da giganti. Prima succedeva così, bisognava aspettare purtroppo l'evento funebre, purtroppo l'evento tragico, per prendere delle decisioni che molto probabilmente tutti quanti sapevamo che si sarebbero dovute prendere anche prima dell'incidente. Per esempio, io mi ricordo nell'anno dell'incidente di
Imola, il famoso tragico 94, io scrissi un articolo all'inizio dell'anno in cui dicevo che tutti i cambiamenti tecnici che erano stati fatti troppo in fretta andavano sicuramente contro la sicurezza. E purtroppo avevo abbastanza ragione, anche se non mi fa piacere ricordare di averlo previsto prima, però era così. In Formula 1 all'epoca ci voleva purtroppo l'evento tragico per reagire. Ecco, la carriera di Elio raccoglie 109 Gran Premi, 108 partenze, quindi per l'epoca una presenza importante, iniziata con la Shadow DN9 nel 79 e appunto poi conclusa con il test del Paul Ricard. In mezzo 5 anni di Lotus, dall'80 all'85. Cosa ti ricordi? Perché è arrivato accanto al famoso Colin Chapman, non ha mai però avuto l'occasione di guidare una delle sue macchine geniali come fase di grande competitività. No, però si è messo in luce alla Lotus, ha dimostrato di essere valido, ha vinto anche un gran premio. E quindi alla Lotus ha dimostrato. Era l'Austria 1982, sì, per ricordare. Davanti a Keke Rosberg, l'anno che poi Keke Rosberg vinse il mondiale, con una macchina che non era eccezionale, ma non era poi nemmeno super malvagia, però già dimostrò le sue doti e anche lì, anche in casa Lotus, era molto amato, era molto rispettato. Ecco, lui ha avuto sempre compagni di squadra non facili. E non ha mai demeritato nel confronto con i compagni di squadra. Sì, e soprattutto non ci sono mai stati... Ricordiamo Nigel Mansell, tanto per fare un nome. Sì, e non ci sono mai stati attriti, non ci sono mai stati problemi, proprio per questa sua estrema disponibilità e questo suo modo di vivere la vita. E ti dico un'altra cosa, quando lui morì, io sono ovviamente credente, ma non sono uno che va in chiesa tutti i giorni, e quando morì ci fu il funerale ovviamente a Roma e io volli andare e feci una delle mie pochissime comunioni, perché credo sempre che sia un modo di rispettare, un modo di entrare in comunicazione con chi c'è stato caro, con chi non c'è più, anche se la sua presenza come spirito c'è sempre fra di noi, e io devo dire che spessissimo penso a Elio De Angelis. Beh, nell'emozione di trovarmi in questa chiesa di Roma con tutta la gente super triste, super emozionata, super accanto alla famiglia De Angelis, entrai in un confessionale e sai, quando sei in quei momenti la tensione è talmente tale che c'è un momento quasi che ti comporti in maniera strana. E come entrai dentro, un prete che ovviamente non vedevo mi disse: tu dile a me i tuoi peccati. Era un prete giapponese e non pronunciava la R e parlava tutto con la L. A quel punto l'emozione mi fece fare una reazione del tutto stupida, mi venne da ridere e lui continuò a dire: tu non devi ridere, tu sei molto cattivo. E io a quel punto lì non la feci più e mi beccai, credo, la peggiore penitenza di tutta la mia vita, che mi costò un mese di preghiere, però ripeto, era talmente l'emozione, era talmente l'amore che c'era verso questo giovane ragazzo, questo giovane signore, perché ecco quello che era Elio, era un vero signore della Formula 1. Ascolta, 2 vittorie, 10 podi, 3 pole position. Le vittorie in realtà sono meno quello che il suo potenziale avrebbe potuto meritare. Sì, perché era estremamente veloce e aveva anche una ottima tattica di gara, non gli mancava niente per essere, diciamo, più costantemente vincitore. Ovviamente tutto dipendeva dalla macchina e dalla squadra. La seconda vittoria, oltre all'Austria 82, è stata San Marino 1985, un altro evento importante, una gara particolare finita in modo strano, con Niki che pensava di aver vinto e c'era benzina, rifornimenti, mancanza di carburante. E fu una fine abbastanza rocambolesca, ma meritatissima, assolutamente. Ascolta Giorgio, è della BT55 quella che è passata alla storia come la sogliola di Gordon Murray?
E purtroppo era una macchina che come concetto era molto interessante. Ovviamente era stata fatta forse non con i mezzi necessari, ma era una macchina che aveva un telaio che fletteva, però la cosa importante, e questa è una cosa molto importante, una frase sempre che mi ricordo diceva sempre tantissimo Patrick Head, dagli errori si impara di più ancora di quando fai una vettura magari giusta e che non hai capito esattamente il perché era stata giusta. Dall'errore della Brabham VT55 nacque poi in definitiva la McLaren MP4-4, quella che diede i mondiali a Senna, che fu forse una delle migliori monoposto di quell'epoca, e riprendeva il principio del pilota molto sdraiato, dell'abbassamento addirittura del telaio in maniera estrema, senza però le complicazioni del motore inclinato e del telaio sin troppo basso, che quindi non permetteva una rigidità torsionale sufficiente. Quindi diciamo che la BT55 è stata molto utile per Gordon Murray per poi capire cosa trasferire sulla macchina, sulla McLaren, che anche se il progetto era di Steve Nichols, però tutti gli input, appunto questi input importanti, vennero da Gordon Murray. Quindi su quella macchina si costruì poi il successo della McLaren. Grazie Giorgio, grazie per questo ricordo con delle storie che hanno messo in evidenza il carattere ma anche la capacità di guida di Elio De Angelis. Amici di motorsport.com, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella, così avrete tutti i riferimenti dei prossimi video che vi vorremmo regalare sicuramente. Ciao Giorgio. Ciao.